Dopo Ragalmuto si presenta il progetto conclusivo di In rete senza rete, navigare sicuri, 10 regole per i genitori. Ecco, ne parliamo con chi effettivamente ha gestito e portato avanti il progetto. Sì, noi siamo felici oggi di essere qui e quindi portare a termine il nostro progetto. La volta scorsa appunto l'abbiamo fatto a Ragalmuto, oggi concludiamo qui ad Agrigento. Visto che lei ha parlato delle 10 regole sui genitori, oggi mi voglio soffermare proprio facendo un appello, perché essendo anch'io genitore di figli adolescenti mi metto nei loro panni e so che è molto difficile educare oggi nell'era digitale. Quindi il mio invito è quello di noi genitori ci dobbiamo informare, dobbiamo aggiornarci, dobbiamo stare vicino ai nostri figli, perché per loro è un momento delicato della loro vita e quindi hanno bisogno di noi e soprattutto di noi che siamo consapevoli di quello che loro fanno, e soprattutto noi dobbiamo essere consapevoli perché siamo la loro guida, quindi genitori si è per sempre, quindi abbiamo il dovere di informarci e aggiornarci. Quindi oggi coroneremo questo percorso, questo fine di questo percorso. Ecco. Dal suo punto di vista lei ha curato anche la parte diciamo del progettuale. Sì, diciamo che sono contenta anche perché è iniziato questo percorso così, leggendo tra i vari bandi dell'assessorato alla famiglia e creando immediatamente un ATS a livello provinciale, quindi avendo anche un impegno territoriale significativo a livello della provincia, abbiamo iniziato questo percorso di sensibilizzazione che ha visto coinvolti tanti giovani, tante scuole, tante istituzioni, come diceva la collega, le famiglie, e insieme abbiamo iniziato, perché si può dire che in 9 mesi ovviamente è solo un percorso di inizio, ad entrare e conoscere meglio i pro e i contro, del web, i misteri del web che spesso, specialmente ai genitori, non sono conosciuti perché non sono figli dell'era digitale. I ragazzi lo utilizzano come qualcosa di normale, assolutamente, però anche per loro le tante insidie che possono esserci in questa rete infinita è giusto che vengano analizzate e razionalizzate insieme. Questo è stato il percorso che abbiamo fatto con loro. È molto bello lo spot che loro stessi hanno realizzato, perché i ragazzi che parlano a ragazzi, diciamo che è la comunicazione più efficace che possa esistere. Il progetto In rete senza rete, navigare sicuri, 10 regole per i genitori, si è anche diffuso oltre la parte convegnistica con la produzione di uno spot. Ne parliamo col filmmaker che ne ha curato appunto l'ideazione. Quali sono stati i punti di riferimento per l'elaborazione di questo filmato? Allora, buongiorno a tutti. Il punto di riferimento cardine sono stati i ragazzi, cioè, perché senza sapere il parere dei ragazzi comunque non sarebbe stato possibile realizzare uno spot, ed è venuto fuori questa doppia personalità, questa doppia vita che c'è tra il mondo reale e il mondo virtuale. Quindi tendenzialmente lo spot di un minuto si evince proprio questo, cioè la differenza che c'è tra una realtà di vita reale, quindi sociale, e una vita social, in termini insomma inglesi, che è più relativa al telefonino, e quindi tutto si chiude sul telefonino. Interessantissima iniziativa alla quale il Comune di Agrigento ha voluto dare il proprio patrocinio, proprio perché siamo convinti che oggi la navigazione in rete sia un elemento molto importante e ormai dal quale non si può prescindere, però che comporta anche una serie di problemi, una serie di difficoltà, una serie di possibili pericoli per chi naviga in rete, soprattutto quando a farlo sono ragazzi, quando sono persone minorenne che possono avere un uso distorto, diciamo, della rete. E per questo io penso che sia importante fare questo tipo di divulgazione, questo tipo di informazione soprattutto alle giovani generazioni, proprio per dare delle indicazioni chiare e precise sui limiti e sulle regole a cui bisogna attenersi nella navigazione. Io penso che sia fondamentale, a dire la verità, anche per i genitori fare questo tipo di informazione, proprio sia per aiutarli nel controllo dei figli, sia
anche per un comportamento dei genitori che molto spesso è anch'esso fuorviante.